era piccolo e nero, ci può far sorridere, ma oltre ad essere piccolo e nero era anche molto saporoso. Era un animale che viveva libero, che vagava nei boschi, che si cibava di ghiande di cui, che nascevano dalle querce di cui erano ricchi i nostri boschi. E la ghianda dava un aroma inconfondibile e particolare alle sue carni. Questo animale conferiva un sapore, una sapidità tutta sua propria ai salumi. Solo alla fine dell'Ottocento, dopo incroci e migliorie locali, entrano animali provenienti dall'Inghilterra di stazza ben superiore, con accrescimento molto più rapido. E il maiale nero di Parma ne è vittima, necessariamente meno economico, meno produttivo, rischia di scomparire. Solo in tempi recenti, salvato miracolosamente, è ritornato con un prodotto di nicchia di altissima qualità e di eccellenza che ci fa in qualche modo ritornare ai sapori di un tempo. È importante sottolineare che la lavorazione non muta, e lo vedremo fra poco, muta invece la caratteristica organolettica della carne di partenza da cui si ricavano i salumi.